Castellaro, Draghi oggi nella attesissima conferenza stampa, con diciamo il suo passo felpato ma molto determinato, ha smentito di aver chiesto a Beppe Grillo la testa di Conte alla guida dei 5 Stelle. Ha ribadito che non c'è nessun governo senza i 5 Stelle, escludendo anche l'appoggio esterno, e ha anche detto che non entra mai nelle questioni interne di un partito. Non capisco, dice, perché mi vogliono tirare dentro. E se ci sono messaggi che provano invece che lui ha chiesto la testa di Conte, aspetta queste prove. Allora il caso è chiuso, siccome voi siete all'origine di tutto caos. Abbiamo intervistato il professor De Masi, che dice di aver parlato con Grillo, e gli ha detto appunto che lui parlava con Conte, parlava spesso con Draghi, e che Draghi gli avrebbe chiesto la sostituzione di Conte, perché ritenendolo inadeguato. Ora, andando al succo, intanto la notizia è che Grillo e Draghi si consultano, perché questo non è stato smentito, no? Cioè che sì, Draghi ha detto che il Presidente non ha smentito del Consiglio, che parla con allora, Grillo. Vogliamo dire che il Presidente del Consiglio parla più con Grillo che con Conte? Va bene. Ora, è chiaro che non siamo nel western, no? Voglio la testa di Conte, non appartiene neppure al linguaggio di Draghi. Possiamo immaginare che non si sia... non abbia fatto lodi sperticate di Conte quando parlava con Draghi? Cioè, io ho l'impressione che nella sostanza il rapporto difficile che c'è tra Draghi e Conte sia emerso in queste confidenze che ha fatto Grillo, e Grillo probabilmente pensava che sarebbero rimaste lì, e invece sono finite sul Fatto Quotidiano, che giustamente ha dato il rilievo che andava dato. Il punto è un altro, però. Il punto è perché il leader di quello che fino all'altro ieri era il maggior partito del Parlamento viene in qualche modo messo da parte nelle conversazioni che Draghi ha su questioni importanti di governo. Cioè, le decisioni le prende con Grillo, non le prende con Conte. Io leggo i giornali. Non è che io faccio i giornali, questo è, quindi allora, mi pare che, conoscendo Draghi, ribadisco il concetto, che si sia lasciato andare a dei giudizi via SMS, lo ritengo del tutto improbabile. Rapida replica giornale inquisito. Sì, no, non è inquisito, no, siamo noi, certo, che abbiamo inquisito Draghi, perché effettivamente... Ovviamente Tabacci cosa vogliamo che dica? Che sì, è vero che Draghi ha detto quelle cose. Tabacci conferma importante, che il rapporto con Grillo, sul rapporto con Grillo è nato il governo, perché senza il sì di Beppe Grillo probabilmente il Movimento 5 Stelle non avrebbe aderito con tutto il gruppo, e tant'è vero che questo poi ha creato dei problemi. Però io vorrei dire questo, che queste conversazioni, di cui nulla mai più sapremo, però effettivamente possono, lo ammetta, mettere in imbarazzo il leader del Movimento 5 Stelle, il quale, Giuseppe Conte, che è un uomo delle istituzioni, si sarà anche un po' risentito, no? Oppure no, oppure va tutto bene. Onorevole Tabacci? Mi pare che abbia detto Draghi che negli ultimi giorni non c'erano state telefonate dirette con Grillo. Che poi lui possa avere dei contatti con le singole personalità è fuori discussione. Tant'è che lui ha detto che ha sentito invece Conte e che da domani si sono ripromessi di incontrarsi. Sì, l'ha sentito dopo. E non è che prima non si sono mai incontrati. Sì, è ben chiaro. Allora, interpello subito Monica Guerzoni. Perché ieri poi in realtà non ha smentito. Cioè, è successo proprio un pasticcio da un punto di vista della comunicazione. È sul rapporto che Draghi aveva e ha con Grillo che è nato il governo Draghi? Ha ragione Padellaro? Questa questione tutta italiana che ha portato poi al rientro improvviso e un po' a sorpresa del Presidente del Consiglio, il quale, sì, è vero, ha a un certo punto accettato di parlare con i giornalisti in un doorstep, come si dice, in una... appunto una risposta, botta e risposta rapido, ha accettato tre domande
La terza appunto era la mia e riguardava la questione Grillo-Conte, e a quanto hanno commentato subito dopo dal quartier generale di Conte, Draghi non ha smentito. La smentita è arrivata ieri sera alle 20:22, in una sorprendente coincidenza con la smentita di Grillo, quindi come se tra Chigi e Grillo ci fossero stati dei contatti. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.